da una storia, c'è cioè poi lo spunto per andare oltre, perché in fondo il messaggio più importante dei suoi libri, in tutti e due, anche così diversi, è la lotta tra il bene e il male. Lei mette molto chiaramente, quindi dà un messaggio molto importante, c'è il male, c'è il bene che combatte contro il male e si sente che lei è dalla parte del bene, quindi il suo messaggio positivo, il messaggio dell'arte che diventa poi, vedete, anche un modo di veicolare informazioni nel sociale, nella politica, nella realtà che ci circonda, perché esiste il male, esiste il bene, noi dobbiamo credere, nell'ottimismo suo, l'ottimismo vostro, dobbiamo credere che il bene possa fare, dobbiamo continuare a crederci, perché sì, non dobbiamo lasciarci scoraggiare dalla storia che ci dice che spesso, infatti lei ha detto una cosa bellissima, ha detto io ci credo veramente che poi il bene ce la può fare. Ma infatti no, ma sono convinta, non, forse qualcosa che ho detto vi ha fuorviato, ma io sono fermamente convinta che uno ce la può fare. E dico soltanto che certo dobbiamo solo però ci devono credere prima i ragazzi, se lo dico noi, ma noi è sì, 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 esatto, perciò dico che siamo corresponsabili noi. Purtroppo però questa generazione, i ragazzi che stanno a scuola, io sono a scuola superiore, credetemi, non lo dico perché è farina del mio sacco, io le sento queste cose tutti i giorni, cioè ragazzi, però lo dico negli adulti questo pure, no, beh ragazzi, io ascolto i ragazzi. Diciamo che molto spesso è vero, sì, anche sì, ci sono le famiglie che le famiglie sono pessime, diciamo il messaggio principale e poi il fatto lavorare, la raccomandazione, molte famiglie, però se uno non la raccomanda, perché oggi